cercherò di utilizzare tutto il tempo, così risparmierò le domande cattive. Eccoci. Allora, innanzitutto grazie dell'invito al Presidente Baratono, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per questo intervento. Allora, innanzitutto, sì, grazie, però ci vorrebbe un cannocchiale, quindi cercherò di guardarle. Scusatemi se guarderò lo schermo, ma è veramente un po' lontano. Sono un ricercatore dell'Istituto per le Tecnologie di Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi come prima missione quella sicuramente della ricerca, ma nelle missioni del CNR c'è anche quella della consulenza alle pubbliche amministrazioni e dell'accompagnamento con la certificazione, quindi attività terza, delle imprese proprio per portare le loro innovazioni al mercato. L'istituto nasce negli anni 60 proprio con lo scopo di promuovere e di facilitare l'industrializzazione del processo edilizio, e con l'industrializzazione ovviamente è nata anche il discorso della qualità e della possibilità di certificare la qualità. Questo percorso ci ha visti molto attivi anche nella direttiva, la CPD, prodotti da costruzione, in cui svolgevamo il ruolo di technical approval, quando appunto si parlava di approvazione, di conformità, e il ruolo di approved body, che era quello che oggi svolgiamo come notified body. Abbiamo vissuto, e io personalmente ho vissuto già, la prima transizione del CPR, quindi dalla direttiva al CPR, che quindi è il regolamento dei prodotti ad autocostruzione, in cui svolgiamo ancora il ruolo di TAB, quindi per i prodotti innovativi, e il ruolo di ente notificato per la verifica della conformità dei prodotti, della prestazione, scusatemi, dei prodotti, per quanto riguarda il decreto 305. Voglio sottolineare il passaggio che non è stato indolore per gli enti di accreditamento, che è quello della delega da parte delle autorità, delle nostre autorità, di basare la notifica sull'accreditamento, quindi la necessità per un ente accreditato di arrivare al certificato di accreditamento 17.065 per certi sistemi e per i laboratori la 17.025. Oggi ci troviamo ad affrontare questo nuovo percorso, che è il nuovo regolamento, che dovrebbe essere, come ci ha ben spiegato l'ingegner Tinto, pubblicato a breve. E ancora una volta ITC vorrà svolgere un ruolo da protagonista in questa transizione, che è una transizione voluta dall'Europa per seguire quegli obiettivi energetici e di economia circolare. Qui ho portato solamente alcuni numeri per sottolineare l'attività che appunto come ente di certificazione svolgiamo all'interno di ITC, riportando appunto il numero di EAD, quelli che abbiamo sentito citare già più volte questa mattina, questi documenti che vanno ad affiancare le norme armonizzate per i prodotti innovativi. L'attività di collaborazione con la pubblica amministrazione, sicuramente con il supporto e la collaborazione con il servizio tecnico centrale per lo sviluppo di CVT, e anche in questo caso per il sviluppo di CVT di prodotti che al momento vengono in qualche modo, sono pronti per il mercato ma sono bloccati per la mancanza di una normativa armonizzata, e quindi il ricorso ancora a livello nazionale dello strumento nazionale per consentirne la commercializzazione, come i cementi con basso valore di clinker, con basso tenore di clinker da Portland. E poi invece la grande attività dell'ente notificato, con più di 200 certificati della costanza di prestazione, una centinaia di certificati di FPC e una serie di rapporti di prova. Ho messo una slide a questo punto per parlarvi del nuovo regolamento, che in qualche modo ha già presentato anche Tinto, ma che è abbastanza confusa, ma che invece vuole tranquillizzare. L'entrata in vigore è dopo 20 giorni dalla pubblicazione, ma come vediamo non tutto entrerà in vigore e soprattutto ci sarà un lungo periodo di coesistenza. L'applicazione avverrà dopo un anno,
Però ripeto, questa coesistenza permetterà di continuare senza grossi scossoni ad operare come abbiamo fatto fino ad oggi per tutto ciò che non verrà modificato. Ho riportato anche il punto dei 2 anni, l'articolo 92, che è quello delle sanzioni, perché non perché ci interessino particolarmente le sanzioni, ma il decreto legislativo 106 che ha introdotto le sanzioni è stato un punto di svolta per la marcatura CE, ha dato un vero e proprio impulso a livello nazionale e mi attendo che entro 2 anni questo regolamento, proprio per quella scadenza, verrà modificato. I 15 anni, questo lasso di tempo molto lungo, è voluto dalla Commissione perché si immagina che entro questi 15 anni tutte le norme armonizzate attuali verranno trasformate sulla base del nuovo regolamento. Quindi questa è un pochino più semplificata rispetto a quella che ha fatto vedere Domenico, ma il concetto è lo stesso, per dare ancora una volta l'indicazione dei vari passaggi non semplici e non neanche brevi che si dovrà arrivare per poter finalmente operare con la DOPC, quindi la dichiarazione di prestazione e di conformità. Un percorso che appunto parte e vede come cuore gli esperti della Key Group, in cui definiranno quelle che sono le caratteristiche dei prodotti che vanno inseriti nelle norme per poter dare il mandato da parte della Commissione al CEN di elaborarla. Dopo, una volta che elaborata, se risponderà in maniera piena a quelle che sono le indicazioni, ci saranno degli atti delegati e degli atti esecutivi per rendere utilizzabile quella norma. A quel punto gli enti notificati potranno, ancora sulla strada delle metodi attuali, cioè attraverso il percorso di accreditamento, essere notificati a livello nazionale. Prendendo spunto proprio da uno di quei settori che era segnato in rosso, quelli nelle slide di Domenico, ho riportato una slide presa dalla Key dei cementi dell'area 15 per dare un'indicazione appunto dei tempi. Pur immaginando che dovesse partire la standardizzazione, la richiesta di standardizzazione a metà del 2025, ci aspettiamo ancora 2 anni di tempo circa per lo sviluppo della norma e quindi l'entrata del periodo di coesistenza, di volontario, cioè quello che chiedeva prima l'ingegner Dari, quanto tempo ci sarà il passaggio, quell'anno di transizione ce l'aspettiamo per questo tipo di prodotto non prima della metà del 2027. Poi sappiamo anche le difficoltà a volte di trovare degli accordi a livello CEN e quanto hanno ritardato, ma in quel caso appunto la Commissione si è riservata anche la possibilità di intervenire. Entriamo invece nel cuore dell'intervento, cioè cosa cambia per gli enti notificati. Innanzitutto la definizione, che prima non c'era e quindi era dedotta da una serie di indicazioni date da ciò che svolgevano e che oggi invece è esplicitata e parla di valutazione della conformità autorizzato a svolgere compiti di valutazione. Un concetto un po' più ampio di quello che è la verifica delle prestazioni. Anche in questo caso, per tranquillizzare tutti, riporto l'articolo 95 della parte delle deroghe e disposizioni in cui si stabilisce che i TAB e gli organismi notificati che sono oggi designati sulla base dell'articolo del CPR 305 si considerano designati e notificati anche sulla base del nuovo CPR. Quindi non c'è necessità di sentire i propri organismi notificati, di rivedere i contratti, di andare a cercarne altri, rimangono quelli. L'obbligo per la parte degli organismi notificati sono quelli definiti e conformi al allegato 9 che va a sostituire quello che oggi conoscete come allegato 5. Gli organismi notificati valutano la prestazione e la conformità dei prodotti, quindi questa è già la prima novità, la conformità. Verificano la conformità, verificano la costanza della prestazione, verificano il calcolo della sostenibilità ambientale e ho aggiunto un punto e vi spiegherò il perché, che verificano la conformità del fabbricante agli obblighi del presente regolamento. Già oggi molti enti notificati svolgono questa parte di attività, soprattutto quando l'ente di accreditamento è come il nostro Accredia Nazionale che ce lo chiede.
ma non è fatto dato esplicito all'interno del CPR, per cui a volte nascono delle contestazioni con i fabbricanti, motivo per cui nel nuovo CPR è stato definito chiaramente che si tratta di verificare una rispondenza all'intero regolamento e non solo a quelle prestazioni o quelle caratteristiche solo indicate nella parte che interessa la costanza di prestazione. I sistemi di valutazione e verifica che sono riportati nell'articolo 10 della prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali, quali stabilite nelle specifiche termoizzate, secondo gli articoli 5 o 6 dei documenti o secondo quanto previsto a nuovo. Con questo cosa voglio sottolineare? Che si possono utilizzare questi sistemi di valutazione sulla base però di una norma realizzata secondo il regolamento. Quindi ancora una volta non si applicherà finché non ci sarà la norma. I sistemi siamo abituati a vederli, li conosciamo, cambieranno gli acronimi per far felice l'ingegner Dari, non saranno più AVCP ma saranno AVS, quindi Assessment Verification System. I numeri non cambiano tranne l'aggiunta del sistema 3+, cambiano però un pochino i compiti, verranno aggiunti dei compiti per l'organismo notificato nel sistema 1+1 e 2+, c'è un ruolo diverso per il sistema 3 e c'è l'introduzione del nuovo sistema 3+ per la parte di valutazione ambientale. Quali sono i compiti del fabbricante in aggiunta a quelli che siamo abituati a vedere oggi? La redazione, l'obbligo di redigere una documentazione tecnica contenente una prova della corretta applicazione del regolamento, quello che vi dicevo prima, per quanto riguarda la valutazione della prestazione e la documentazione tecnica contenente una prova di conformità rispetto ai quesiti prodotti dove ci saranno, perché non è detto che sempre ci saranno. Per quanto riguarda invece l'organismo di notificato, queste due novità. La conferma che il prodotto tipo è stato determinato in modo corretto e nel caso del sistema 2+, che la prestazione del prodotto sia stata valutata nel modo corretto. Questa parte che è nuova in modo esplicito ancora una volta, ma alcune linee del GNB, quindi del gruppo dei Notify Body, metteva queste valutazioni nella prima visita di sorveglianza, quindi nella prima visita di sorveglianza l'ente notificato andava a verificare questi aspetti, oggi è dato in maniera esplicita. Inoltre ci sarà anche la verifica che il fabbricante abbia redatto correttamente le documentazioni che sono state aggiunte, che abbiamo visto prima. Il sistema 3, abbiamo detto che rimane pressoché uguale, ma cambia la forma, perché non si parla più, sapete, il sistema 3 è quello che è one shot, rimane così, viene fatto da un organismo che emette attualmente un rapporto di prova sotto notifica, che cambia e diventerà certificato, cioè oltre alla valutazione del prodotto basata su prove, su calcoli, su tabelle, si aggiungerà la conferma che il prodotto tipo è stato determinato in modo corretto. Il sistema 3+, invece, che è la novità, l'introduzione, è quel sistema che permetterà di fare la valutazione della sostenibilità ambientale, quindi stiamo parlando dell'Annex 2 per chi ha cominciato a leggere il CPR. I compiti del fabbricante saranno la valutazione della prestazione prattolento raccogliendo i dati di input e formulando l'ipotesi di modello. A questo proposito va detto che verrà fornito dalla Commissione europea il software per poter fare questo calcolo e lo terrà anche aggiornato. Inoltre, ovviamente, il fabbricante, come tutti i sistemi, deve sempre avere il controllo della produzione in fabbrica. Il ruolo dell'ente notificato è quello invece di convalidare questo calcolo. Anche a volte il fatto di essere richiamato il livello 3 significa che viene fatto una sola volta, non c'è una sorveglianza continua, ma verrà in una sola volta verificato che sia stato fatto correttamente l'applicazione della valutazione ambientale e attraverso la valutazione dei dati di input, ma anche attraverso una visita iniziale. Adesso mi discosto un attimo da quello che è prettamente gli aspetti dell'organismo notificato, ma per sottolineare un altro aspetto importante a mio avviso. L'armonizzazione, si sente? L'armonizzazione prevede sicuramente delle regole armonizzate, ma poi la loro applicazione e interpretazione in modo armonizzato. Purtroppo una delle pecche che abbiamo visto negli ultimi anni è quella che
enti di accreditamento diversi, enti notificanti diversi, paesi diversi, danno interpretazioni diverse e portano a quello che tutti non vorremmo mai nei nostri centri di accreditamento, che è una corruzione dell'imparzialità. Allora, per fare questo bisogna innanzitutto, e qui Darige ci può insegnare tutto, far circolare le informazioni. Cioè le informazioni a livello europeo devono circolare per permettere di applicare in modo corretto e uniforme e imparziale le regole. Non solo a livello europeo, ma anche a livello nazionale e quindi anche all'interno dello Stato membro, mettendo in collegamento tutti gli operatori. Sì, si sente? Per ultimo, questo tipo di attività ovviamente va svolto anche tra gli organismi notificati allo stesso scopo. So che è stata breve, avremo anni per poterne parlare ancora, sapete che non ci siamo mai sottratti da fare anche il nostro compito di formazione e quindi sicuramente avremo modo di fare